Camera e Caffè con l'onorevole Luigi Dallai, facciamo il punto settimanale sulle questioni più importanti della politica nazionale e locale. Riparto dal percorso congressuale del Partito Democratico che sta andando avanti in queste settimane con un dibattito che piano piano, per fortuna, forse sta affrontando le tematiche vere e non, come dire, gli slogan, no, onorevole? Sì, buongiorno. Sì, ormai è qualche giorno che il percorso congressuale ha preso avvio anche sul nostro territorio, sui nostri circoli. È vero, la discussione entra nel merito, come è giusto che sia. Gli slogan vanno lasciati magari alle pagine Facebook o nemmeno a quelle, perché gli slogan non portano a niente, invece porta molto il confronto all'interno dei nostri circoli, tra i nostri iscritti, tra i nostri militanti e poi successivamente tra tutti coloro che si dichiarano elettori del Partito Democratico. È giusto discutere anche perché dopo 3 anni di governo, il governo Renzi, abbiamo bisogno di aggiustare alcuni aspetti. Molte cose sono state fatte, molte, diciamo, sono gli aspetti conseguenziali che vanno portati in fondo, e credo che una discussione politica, tutta politica del nostro partito, sia utile anche per produrre un'azione di governo più precisa. Poi torno alla politica, però volevo farle una domanda, come dire, di attualità, perché sì, c'è il dibattito politico a livello nazionale, ma poi c'è un lavoro parlamentare e del governo Gentiloni che va avanti su tanti grandi temi, i migranti, il terremoto, insomma, ci sono poi questioni da affrontare, come dire, praticamente, no? Sì, è così. Infatti le emergenze continuano, la prima delle quali è l'emergenza migranti. Noi stiamo producendo uno sforzo enorme come paese rispetto a, diciamo, all'accoglienza, al tentativo di distribuzione areale, quindi territoriale, dei migranti. Sappiamo che questa è un'emergenza che durerà molti mesi, se non anni, perché ovviamente dipende da cause clamorosamente difficili da risolvere, che sono guerre, che sono carestie, che sono povertà endemica dei paesi africani o del Medio Oriente. È chiaro che questo è uno degli aspetti del governo in cui il governo si sta impegnando di più, anche con i partner europei, che mi sembra piano piano stiano così cercando anche di dare delle risposte un pochino più concrete di quelle che sono state fatte fino adesso. Nei giorni passati abbiamo approvato il decreto terremoto, che è un'ulteriore risposta importante, sia finanziaria sia normativa, per tutti i paesi del cratere, quindi nelle zone del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Italia centrale, che sono state interessate dai terremoti da fine estate a, diciamo, inizio anno, e che ovviamente patiscono condizioni anche legate alle condizioni meteorologiche e che hanno bisogno, appunto, di dare impulso anche a quelle che sono aspetti normativi di decisioni che vengono prese, certo, dai sindaci, dagli amministratori locali. L'abbiamo fatto e speriamo con questo di dare un'altra risposta concreta alle esigenze dei nostri concittadini e delle persone che hanno più bisogno in questa che in stanno vivendo un periodo difficile. Torno alla politica, perché si dice il dibattito congressuale avrà dei riflessi anche su Siena, no? Ci avviamo al percorso verso il 2018. Lei ha nei giorni scorsi sulla stampa ha cercato di indirizzare il dibattito anche sui grandi temi per Siena. Sì, infatti io credo che lo sforzo che dobbiamo fare a Siena è quello di astrarci momentaneamente dalla giostra dei nomi, dal teatrino della politica locale, che già stanca quello nazionale, figuriamoci quello locale. Noi, per non stancarci, ci prendiamo un caffè nel frattempo. Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Eccoci, dicevamo, credo che Siena debba disegnare quelli che con più nettezza quelli che sono, diciamo, gli asset del proprio futuro. Inizialmente avevamo discusso di come impostare una città dei servizi, una città che faccia dei servizi alla cultura, alla formazione, allo studio, il suo aspetto fondante e anche, diciamo, programmatico per il governo dei prossimi 5 anni. Credo che questo sia il momento veramente di produrre il massimo sforzo. Sappiamo che sono arrivati dei fondi importanti per la riqualificazione delle periferie, le cosiddette periferie di Siena, che certo non sono le periferie di altre città, certo, d'Italia, ma che comunque hanno bisogno di investimenti importanti. C'è la possibilità di utilizzare spazi finanziari anche per l'edilizia scolastica o per la lotta al dissesto idrogeologico. Quindi possiamo fare, l'amministrazione può fare degli interventi importanti, credo che sia nelle condizioni di farlo. Ecco, io credo che
se noi ragioniamo su questo più che su chi farà il sindaco, su chi sarà in giunta, su quelli che saranno gli aspetti, diciamo, delle formazioni partitiche che poi si confronteranno alle proprie elezioni, noi facciamo una cosa utile alla città. Poi il dibattito tra i candidati o tra quelli che saranno i nomi da spendere sulla piazza di Siena, ci sarà tempo e avremo tempo, avremo molto tempo per farlo, probabilmente anche per annoiarci su questo e su quei grandi temi, ma insomma, anche se a Siena non ci si annoia mai questo. Mi lego però a questo tema, perché insomma uno dei temi che la città è chiamata ad affrontare è quello della sicurezza, del decoro. Parto dalle decisioni nazionali per poi parlare un po' del locale, perché c'è stata una normativa importante da parte del governo che dà ulteriori poteri ai sindaci, la sintetizzo così. Sì, è così, è il decreto sulla sicurezza e sono introdotte alcune misure a disposizione dei sindaci che sostanzialmente vanno ad aiutare i sindaci rispetto a quelle potenziali ordinanze che potrebbero essere impugnate per esempio dai TAR, come è successo per esempio a Firenze di recente. Sono strumenti a disposizione delle amministrazioni per diciamo, monitorare meglio, eventualmente anche con video dispositivi, zone dismesse della città, zone abbandonate, possono essere interdette alcune persone, un mini DASPO diciamo, per persone che adoperano per l'interruzione di pubblici uffici o per esempio nei trasporti dovessero creare dei problemi al trasporto pubblico, ecco, queste persone possono essere allontanate. C'è quello che già a Siena è stato in prima ipotesi sperimentato, una limitazione alla vendita degli alcolici. Ci sono tutti degli aspetti che possono essere messi in campo tramite norme nazionali, anche dalle amministrazioni locali, per facilitare il, diciamo, non il quieto vivere, però il vivere civile, il convivere civile tra persone, pur divertendosi e sicuramente non diminuendo la vivacità delle città. Ecco, il dibattito a Siena ovviamente è un po' questo, da tanto tempo, il centro storico, la vivibilità, il fatto che su questo centro storico in realtà ci siano come dire, esigenze diverse, gli studenti, i commercianti, i residenti, coloro che lavorano, insomma, sempre non è mai facile, no, riuscire a mettere insieme tutte queste esigenze. C'è però un problema, secondo lei, di vivibilità e sicurezza nel centro storico? Ma io credo che Siena sia una città dove si vive ancora molto bene. Se la confrontiamo con la Siena di quando noi eravamo ragazzini, è chiaro che molto è cambiato, più nella percezione forse che nella realtà delle cose. Poi è chiaro che sono aumentati, anche se in maniera statisticamente non rilevante rispetto al resto dell'Italia, sono aumentati fenomeni di microcriminalità, i furti, quindi sono cose che destano allarme sociale. Però è anche vero che questo si combatte soprattutto con la coesione e con, diciamo, la partecipazione, con stare fuori, con sostanzialmente far vivere la città ai propri cittadini, sicuramente non rinchiudendosi. Poi abbiamo tutti alcuni aspetti che possono essere con l'ausilio di telecamere o dispositivi comunque di moderna generazione per il controllo di alcune zone, queste possono essere di aiuto. Può essere di aiuto anche l'implementazione del personale di polizia in senso lato, che chiaramente dà sicurezza ai cittadini. Quando i cittadini si sentono sicuri, esercitano a loro volta anche fenomeni di sorveglianza, diciamo, sociale. Diciamo. Certo. Questo avviene anche in presenza delle contrade, che sono un aspetto fondamentale da questo punto di vista. Grazie onorevole, buona settimana. Grazie a voi, buona settimana.